Congratulazioni! 3,850 kg! Fantastico! Dai, dite la verità, che un Tampax così grosso non era mai passato di lì. E dico Tampax perché almeno i maschietti evitano i confronti su chi ha il cordoncino più lungo. È arrivato l'erede? Perfetto! E allora muratevi dentro la stanza, sigillate tutte le finestre, perché tra poche ore inizierà la transumanza dei parenti. Vogliono vedere il bambino! No, ma dai, ditelo, ditelo. Dopo 15 ore di travaglio, tra lacrime, sudore, sangue, e proprio adesso che state imparando ad amare l'esserino più perfetto che abbiate mai tenuto tra le braccia, ditelo quanta voglia che ci avete di darlo in braccio a zia Mariangela. Appena scatta l'orario delle visite, un'orda di parenti invade la stanza. Piangono, si emozionano, urlano, buttano tutte le giacche sul letto. Ma ve l'ha dato una calmata? Cioè, devo chiamare l'anestesista o il radiologo, visto che sto per rompervi un braccio? Ma esiste un galateo a riguardo? No, e allora creiamolo. Vediamo insieme le 10 cose da non fare quando si va in ospedale a trovare un bambino appena nato. 10. Non svegliarlo. Ok, sembra un'indicazione inutile, come a dire: se vuoi assaggiare che sapore ha la neve, non mangiare quella gialla. Ma vi assicuro che non lo è, perché prima o poi arriva il genio. Dai, parliamo voce un po' più alta, così il bambino magari si sveglia e gli vediamo gli occhietti. Eh? Lo sai cos'è l'unica cosa che puoi vedere? Vedi di andare a fa... 9. Escludere la madre. Cioè, ma siete pazzi? Cioè, ma non potete entrare nella stanza la donna che in quel momento è convinta di aver compiuto l'impresa più titanica della terra e non cagarla di striscio per correre dritti verso il bambino? Cioè, ma neanche fosse la povera signora che sta seduta vicino alla porta del bagno in autogrill. Non dico un premio Nobel, però almeno un ciao. 8. Fare commenti sull'aspetto fisico del bambino. I neonati sono brutti. È ovvio, prova tu a scattarti un selfie dopo essere passato dal tubo del lavabo. I neonati sono tutti brutti tranne il tuo, perché l'amore offusca la vista. Quando vai a trovare la tua amica mamma che ha appena partorito, non le dire di non preoccuparsi perché ci vogliono alcuni mesi prima che diventi gradevole, perché rischi di essere defenestrata con la finestra chiusa. Quindi prima ti tagli e poi finisci il tuo lavoro da solo. Vai. 7. Starnutire. Forse per una mamma che ha appena partorito, ogni parente dovrebbe passare sotto il getto di una 100 gradi prima di entrare nella stanza. Tu e i tuoi germi siete pregati di stare chiusi in casa vostra fino a che il tampone faringeo non dice che è tutto ok, ok? Fosse anche che conoscerete vostro nipote il giorno della laurea, ok? No. 6. Portare odori nella stanza. Sei in cerca di vaffanculo e non sai come fare? Porta nella stanza di una puerpera odore di cibo cotto, deodorante acido su ascella dopo 8 ore di lavoro, fiori dall'odore intenso e nauseabondo. E se ancora non sei convinto di prenderti un vaffanculo bello e buono, allora fuma un minuto prima di entrare nell'ospedale e avvicina le tue dita schifose alla faccia del bambino sapendo che puzzano di sigaretta. Risultato garantito. Ma il bagno della neomamma. Allora, io capisco che uno magari è uscito dal lavoro e di fretta perché vuole andare a vedere il bambino entro l'orario della visita, allora gli scappa tantissimo, ma non lo puoi fare in quel bagno. Tu devi pensare che in quel momento le nostre gige sono come delle tartar, capito? Non possiamo permetterci di appoggiarci lì. Magari l'hai fatta in fretta e neanche c'è entrato il buco. Mio zio si era fatto la barba nel mio bagno perché dopo aveva una cena di lavoro. Ciao zio, e insegna gli angeli a far diventare la barba una ragione di vita. 4. Non andarvene mai. Ho visto madri accendere falò e mandare segnali di fumo per farvi capire che dovete andare a casa vostra. Una donna che ha appena partorito è distrutta. Quando entra l'infermiera per dire che è ora di cena, non è un invito. Ve ne dovete andare. 3. Telefonare ad amici e parenti lontani per passarveli. Ma non importa, lo conosceranno una volta che torneremo a casa. Comunque, se mi volevano chiamare l'avrebbero fatto senza che... Ma sì, questo fatelo. 2. Baciare il bambino. Io penso che questa non abbia bisogno di spiegazioni. Ce l'ha.
andate sulla fiducia, non fatelo. 1. Venire fuori dall'orario delle visite, a meno che non ve l'abbia espressamente chiesto la neomamma. Se voi venite dopo che finalmente il gruppo vacanze se n'è andato ed è ripartito sulla costa crociere, vedervi spuntare è come accorgersi di aver lasciato una pentola incrostata dopo aver lavato tutti i piatti del capodanno. Non si fa, tranne ovviamente che per il papà del piccino, al quale anzi è, diciamo, implicitamente richiesto di fare tutte le cose sopracitate. Quindi non vi preoccupate, venite fuori dall'orario delle visite, non andatevene mai, restate con noi, non guardateci e andate a svegliare il bambino, baciatevelo, portateci cibo, fiori e tranquilli, ovvio che potete usare il nostro bagno, però per una volta centratelo il buco. Ciao mamme, condividete questo video e vedrete, sarà una figata.